La giovane provincia di Rimini, costituita nel 1992, mutua per la maggior parte della provincia di Forlì e per una piccola fetta anche da quella di Pesaro Urbino. Il capoluogo, celebrato tempio del turismo estivo, patria di Federico Fellini, è città molto antica, di origine ligure, Ariminum. Fu molto fiorente in età romana, anche per via della posizione strategica nel tessuto stradale della Gallia Cisalpina, essendo punto di arrivo della via Flaminia e di partenza della via Emilia. La prima aveva inizio direttamente da Roma e proseguiva fino ad Ariminum attraverso Falerii Veteres, Ocriculum, Carsule, Vicus ad Martis, Mevagna, oppure Interamnia, Spoletium, Fulginium, itinerario alternativo. Forum Flamini, Nuceria Camellaria, Tadinum Elvillum, ad Ensem, Luceolis, Vicus ad Cale, mutatio ad Intercisa, Forum Semproni, mutatio ad Octava, Fanum Fortune e Pisaurum. La Emilia, invece, partiva da Ariminum e si snodava lungo il seguente percorso: Cesena, Forum Popili, Forum Livii, Faventia, Forum Cornelii, Claterna, Bononia, Mutina, Regium Lepidi, Tannetum, Parma, Fidenzia, Placentia. Restando in tema di turismo balneare, il destino ha voluto che Rimini allineasse nei ranghi del territorio intercomunale di sua giurisdizione la sua eterna rivale sotto questo profilo, Riccione, il Vicus Popilius dei Romani. Restando sulla costa abbiamo Cattolica e Bellaria Igea Marina, di origine medievale, e poi Misano Adriatico, la cui nascita è correlata ad una gens Mesia. I comuni dell'entroterra sono in numero prevalente. Sant'Arcangelo di Romagna, nato verosimilmente in età romana come Pagus Acervolanus, Verucchio, il cui territorio nell'antichità fu certamente interessato dalla civiltà villanoviana, uno dei nuclei iniziali della civiltà etrusca, Aurorali. Verucchio, dicevamo, che però data l'inizio vero e proprio della sua storia dall'epoca in cui Malatesta ne fecero un baluardo fortificato, ed è un po' la stessa cosa che si può dire anche a proposito di Poggioberni, Pennabilli, fondato dagli Etruschi, Gemmano, di origine romana, come Mondaino, antico Vicus Dianensis, Montescudo, che poi in età romana divenne stazione di cambio dei cavalli, e Coriano, avente origine da un fundus Cornelianus, Monte Gridolfo, nato con buona probabilità nel Medioevo, così come Talamello, Maiolo, Nova Feltria, San Leo, San Clemente e San Giovanni in Marignano. Il giallo dell'archeologia riminese è l'esatta ubicazione dell'antica Crustumium di probabile origine greca, che prendeva il nome dall'omonimo fiume, oggi Conca. Si dà il caso però che il centro fosse conosciuto anche come Conca, sicché a questo punto si dovrebbe pensare che sia l'altro nome della città antica ad aver battezzato il fiume. Sarebbe stata distrutta dal mare in epoca a dir poco atlantidea, 3.000 anni fa. C'è chi vuole che Montefiore Conca ne sia l'erede, ma un po' tutti i borghi della Valle del Conca rivendicano una discendenza. Allo stato, comunque, l'ipotesi più plausibile sembra quella di farla coincidere con Valbruna, città altrettanto misteriosa, e dunque di localizzarla nelle vicinanze di Gabicce Mare.